Va bene, buonasera Ingegner Terrone. Innanzitutto, come è nata l'idea di questo libro e più o meno da quanto tempo si stavate lavorando voi e Aldo Forbice? Allora, un anno ci abbiamo lavorato io e Aldo Forbice, però è un sogno che mi portavo dentro da 20 anni, perché 20 anni fa, più di 20 anni fa, subii un torto per il cognome che porto, Francesco Terrone, e quindi questo libro vuole mettere da parte un pochettino anche, perché sono stati fatti più diversi libri sul meridione, chi a Barzellette, chi come chi è quello che ha scritto i Terroni, mettendo in evidenza tutto ciò che hanno rubato. Io invece ho voluto dare con questo libro un colore diverso al meridionale, colui che si praticamente si sbraca e quindi si mette a lavorare e praticamente a produrre e poi ad essere anche competitivo con il nord. La sua storia è salita alla ribalta 20 anni fa proprio perché lei fu scartato dall'azienda in quanto Terrone di nome e di fatto. Però adesso la Sidermed è ormai una realtà affermata in tutta Italia e anche in Europa. Quindi scesi giù e trovai un altro disoccupato come me e mettemmo uno studio che si chiamava Studio di Ingegneria K. Poi è diventata Sidermed e poi Sidermed S.P.A. con 9 sedi. Partiamo da Piazza del Caldo di Mercato San Severino ed arriviamo a Legnano, a Lecco, a Lecco, a Milano e a Bologna. La cosa più bella è che sono capitato con l'ufficio dove ci sta proprio il monumento a Alberto da Giussano. Quindi Alberto da Giussano sta con la spada sguainata, noi stiamo con la penna sguainata, quindi scriviamo. Come ha conosciuto l'ingegner Terrone e come è nata poi l'idea di questo libro, Io Ingegner Terrone? Ho conosciuto l'ingegner Terrone perché in quanto poeta, e quindi io mi occupavo di una trasmissione radiofonica, Zapping, lui mi mandava queste poesie, un giorno è venuto a trovarmi portandomi delle ultime raccolte sue. Le sue poesie mi sono piaciute moltissimo perché dense di umanità, dense di ispirazione legate alla sua storia, alla sua vicenda, alle sue origini, soprattutto al sud, al mezzogiorno dove lui vive. Beh, e da lì poi lui mi ha raccontato un po' la sua storia, e ho trovato una storia straordinaria, il simbolo anche di una certa Italia e anche di certi razzismi. Soprattutto quello che mi ha colpito è non solo l'episodio che si riferisce all'Ecco, dove lui ha subito questa grave umiliazione da parte appunto di imprenditori leghisti per quell'epoca, ma perché lui ha utilizzato questa sua disavventura, definiamola così, per costruire, insomma, è stata un po' una sorta di sfida imprenditoriale. Lui è tornato a Mercato San Severino e insieme con altri giovani poi ha creato una società e da lì è partita un po' questa sua ascesa imprenditoriale, creando una società dal nulla. È un po', come dire, una sfida, ma è anche una sorta di simbolo, a volte quando si riesce a creare, e questo può servire molto anche come insegnamento a tanti giovani che non si misurano con se stessi, che non hanno il gusto dell'avventura. Adesso le cose magari sono un po' cambiate, vedo dalle notizie di questi giorni che ci sono tante vicende legate alla temerarietà, alla sfida, al mettersi come dire, sul mercato e quindi a scommettere sulla propria, sulla propria intelligenza, la propria fantasia. Ecco, ma a quei tempi, se parliamo degli anni 90, era molto più raro, quindi l'ingegner Terrone è stato, come dire, coraggioso, riuscito a realizzare dal nulla un'impresa che oggi è una delle più stimate nel settore, una delle più stimate e apprezzate d'Italia. Dal punto di vista nel libro c'è ampio spazio ovviamente alla storia dell'ingegnere e poi anche alle sue poesie. Lei le ha lette, le ha potute apprezzare e nelle poesie c'è per l'appunto i suoi
si dolori per la vicenda, per non essere stato accettato come ingegnere, ma essere stato visto solo come terrone, e poi ovviamente nel presiedenze anche della territorialità del Meridione. Sì, lui è stato apprezzato più come poeta, però anche nel suo campo è stato apprezzato professionalmente per le cose che ha fatto in un campo, qual è la sicurezza sul lavoro, la sicurezza dell'ambiente, quindi tutte cose che oggi devo dire che c'è stato un certo sviluppo anche sia tematiche, un approfondimento su questi temi e anche da un punto di vista normativo, legislativo. A quei tempi era un po', come dire, anche un profeta che così si profetizzava o diceva delle cose che spesso non sempre trovavano una grande accoglienza. Quindi lui nel suo campo è stato anche molto gratificato, creando sedi un po' in diverse regioni, in molte città, compresa Milano, compresa Legnano, dove ha sede la Lega, Piazza del Monumento. Come poeta lui ha utilizzato certo queste sue esperienze negative della vita e ne ha tratto anche elementi di ispirazione. Le sue poesie hanno un grande impatto sulla gente comune, la gente che non è neanche abituata a leggere le poesie, perché in fondo si identifica in tante vicende legate ai sentimenti, agli umori, al cuore. Non sono sempre poesie pessimiste, come qualcuno ha detto, forse, che li paragona al pessimismo cosmico di Leopardi. C'è sempre poi in fondo un certo ottimismo, l'utilità, la necessità dell'uomo di riscattarsi, di trovare sempre elementi positivi per creare qualcosa di nuovo, di qualcosa che rimane poi, qualcosa che possa servire anche ai giovani a costruire una vita migliore. Buonasera, dottor Romano. La storia dell'ingegner Terrone è un plauso ovviamente per tutta la comunità di San Severino. Lui è nato in una piccola frazione quale Piazza del Gardo, emigrato e poi alla fine imprenditore di fama nazionale. Sì, per noi è un motivo di grande orgoglio, perché la storia di Francesco Terrone è una storia emblematica, è la storia di una persona costretta ad emigrare per lavorare, ma che non ha perso la memoria e soprattutto non ha reciso il legame con una terra, la nostra città di Mercato San Severino, in maniera particolare la frazione di Piazza del Gardo, che lo ha fatto diventare quello che è, cioè l'ingegner Terrone. È una storia di grande coraggio, io dico anche di grande e di alto senso civico, perché la sua battaglia contro il razzismo stupido del Nord, che considera Terroni coloro che come lui portano quel cognome, ma tutti quanti noi che siamo nati e che viviamo nel Mezzogiorno d'Italia, è una battaglia di civiltà che lui ha saputo condurre semplicemente facendo valere le proprie capacità, senza chiedere aiuto a nessuno. Ha messo in piedi un'azienda senza contributi da parte dello Stato, che oggi dà lavoro a centinaia di giovani professionisti, ma soprattutto ha fatto capire agli italiani del Nord che noi siamo italiani del Sud e che tutti quanti insieme dovremmo sentirci italiani, senza differenze, senza praticamente far riferimento alla terra di provenienza. Per cui per noi questa sera è un motivo di grande orgoglio raccontare la storia che è stata raccolta da una firma importante del giornalismo italiano, quale quella di Aldo Forbice, che è stato colpito dalla storia personale di Francesco Terrone, e in un certo qual modo è anche un riconoscimento sui grandi valori che animano la nostra comunità e la città di Mercato San Severino. E anche sotto questo punto di vista è da apprezzare, soprattutto è encomiabile lo sforzo che Terrone ha fatto. È un classico cervello di ritorno, oggi si direbbe, cioè una persona che si è formata qui, ha fatto esperienza fuori, però ritorna qui, apre filiali in tutta l'Italia, anche fuori, anche all'estero, ma la sede legale resta Piazza del Gardo, e questo è un grande motivo di speranza, soprattutto nei confronti dei giovani, perché dimostra che basta volere le cose e alla fine si possono anche conseguire, quindi gli obiettivi si possono raggiungere.